Il 30 novembre si è celebrata la festa della Toscana e nei nostri telegiornali abbiamo vissuto tutti i suoi momenti, la seduta solenne del Consiglio regionale con le testimonianze di Federica Angeli e Maria Chiara Carrozza, il lungo spettacolare corteo storico a Firenze, l'omaggio alla tomba del detenuto giustiziato in America e adottato in pratica dagli studenti di Cascina, la messa al santuario di Montenero, quello della patrona della Toscana, lo spettacolo Voci di Libertà, i monumenti di tutta la regione illuminati di bianco e rosso. I giovani sono protagonisti delle istituzioni regionali. Si è rinnovato il Parlamento degli studenti proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. La nuova presidente Maria Vittoria D'Annunzio dell'Istituto Alberti Dante di Firenze. Ascolteremo le voci raccolte a margine di questa prima seduta. La Commissione Sanità del Consiglio regionale prosegue gli incontri nei luoghi della salute. Aveva cominciato a Grosseto e Massa Marittima. In questi giorni i suoi membri sono stati a Cisanello, a Pisa, hanno visitato il cantiere del nuovo Santa Chiara, poi il pronto soccorso, il centro di chirurgia robotica, hanno incontrato i medici e il personale per ascoltare qual è la situazione, insomma punti di forza e criticità. Vedremo anche il lavoro delle altre commissioni in questi giorni in vista di una delle ultime sedute dell'anno del Consiglio regionale. La Commissione Cultura prosegue intanto il percorso degli stati generali e ha fatto tappa a Livorno per parlare con gli operatori degli spettacoli dal vivo, in particolare quelli musicali. La tragedia di Ischia pone un'altra volta al centro la grande questione della tutela dei nostri territori. Intanto molte città toscane vogliono cambiare i propri spazi urbani e per questo il governo aveva emanato anche un bando specifico, ma i comuni toscani e in generale quelli di tutto il centro-nord Italia non sono rientrati nella graduatoria. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, come sanno i nostri telespettatori, è stata approvata la prima legge per sostenere le comunità energetiche rinnovabili. Un passo importante, un primo sostegno per allentare la nostra dipendenza dalle fonti fossili e inquinanti. Ne riparleremo oggi. Una festa partecipata, una festa delle cittadine e dei cittadini toscani. È stato bello aprirlo, vedere anche tanta gente stasera qui al Teatro di Cascina mi dà il senso che la direzione è quella giusta. Deve essere sempre più una festa popolare, sempre meno una festa solo delle istituzioni. L'obiettivo finale che voglio darmi di qui alla fine della legislatura è quello di cercare di far diventare questo giorno un giorno, virgoletto, rosso, di festa per tutte le cittadine e i cittadini della Toscana. Credo che sia davvero questo il senso di una grande festa popolare. In questo momento, mentre siamo qua al Teatro di Cascina, molti monumenti, quasi tutti i monumenti più importanti della Toscana, sono illuminati. È davvero una festa diffusa? C'è un coinvolgimento, diciamo, che attraversa tutti i territori? Ma io sono stato a Livorno con il sindaco Salvetti e sto ricevendo decine e decine di foto di monumenti della Toscana illuminati. È una sorta di catena bianco-rossa che si muove per tutta la Toscana. L'immagine più bella, non me ne vorranno tutti gli altri, l'ho ricevuta pochi minuti fa dal sindaco di Vico Pisano, la torre di Caprona, bianca e rossa, illuminata, che dà il senso di quanta bellezza c'è nella nostra regione. È soddisfatto il presidente del Consiglio regionale alla fine di una giornata lunga e piena di eventi per celebrare la festa della Toscana, la festa dei diritti. Qui siamo al Teatro di Cascina, dove la sera c'è stato il bello spettacolo Voci di Libertà, che coniuga la grande questione dei diritti con il tema scelto nello specifico quest'anno, la libertà di espressione. Facevamo ballare il re e la regina, ma questo era un segreto. Facevamo delle corone di carta, inchini, girotondi, con una musica bellissima. E lei? Teneva il ritmo per noi bambini. Non è facile coniugare spettacolo col tema dei diritti. Beh,
Insomma, non è facile, però come spesso dico, gli attori sono pieni di difetti, ma sull'empatia se la cavano, sull'ascolto dell'altro, se riusciamo a conoscere l'altro, le differenze, il tema dell'accoglienza è veramente molto semplice. Dobbiamo avere la sensibilità di capire chi abbiamo di fronte, accogliere storie lontane da noi anni luce. Ecco, in questo gli attori, il mondo dello spettacolo, ha una marcia, una sensibilità in più. Allo spettacolo c'è il tutto esaurito, ascolteremo tante voci anche dal pubblico in uno speciale di Telegranducato, tutto dedicato alla festa della Toscana, che andrà in onda martedì 6 dicembre alle 20.05, prima del nostro telegiornale della sera. La formula di quest'anno, insomma, la chiave che avete trovato è quella giusta anche per il futuro? Sì, quello che è importante quando è la festa della Toscana, a partire da Firenze, partire dalle istituzioni e muoversi nel territorio. Questa è una modalità organizzativa che credo possa essere replicata anche nei prossimi anni. Cioè l'idea di partire con una festa, un consiglio regionale straordinario e poi avere un'appendice che porta, diciamo, la Toscana nei territori e i territori diciamo, verso il capoluogo. Quindi unisce ovviamente tutti i territori della Toscana e tutti devono sentire proprio questa festa. Siamo stati i primi al mondo ad aver abolito la pena di morte e dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta. Rivediamoli comunque alcuni momenti salienti della festa che comincia al Teatro della Compagnia di Firenze con la seduta solenne del Consiglio regionale. Con Mazzeo e Gianni, presidenti di Consiglio e Giunta, ci sono la giornalista sotto scorta Federica Angeli e la presidente del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maria Chiara Carrozza. Ho avuto tanti momenti di sconforto in cui ho pensato che fosse giusto mollare, che ormai il mio l'avevo fatto, però poi vince sempre appunto la voglia di andare a vedere veramente come finisce questa storia e quindi mi rialzo e mi rimetto in carreggiata per combattere, però è veramente sfiancante. Io porto il sorriso perché loro tra le varie minacce mi scrissero sui social e anche sotto casa su un muro: ti toglieremo il sorriso. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà e l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca, quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico. Poi il lungo corteo dei figuranti, quello che ricorda la scelta lungimirante e coraggiosa di Pietro Leopoldo, che nel 1786 per la prima volta al mondo abolì la pena di morte. È questo il motivo per cui nel 2000 nacque la festa. In realtà quell'atto di Pietro Leopoldo, un motu proprio organico, riuscì non solo a abolire la pena di morte, ma a abolire la tortura, abolire la confisca dei beni ai condannati. Insomma, immergere in Toscana come primo Stato quei valori che l'illuminismo stava portando avanti. E in Italia dei delitti e delle pene, del Beccaria rappresentava come scritto l'emblema di una stagione che si apriva e vedeva la Toscana protagonista. Il pomeriggio cambia il polo della festa e prima dello spettacolo a Cascina c'è stato l'omaggio anche alla tomba di Gregory Summers, il detenuto texano condannato e giustiziato in carcere, che aveva intrattenuto con gli studenti di qui una fitta corrispondenza negli ultimi mesi prima della morte. Questa è la tomba. È il momento più toccante della giornata, siamo qui per portare un fiore e la Costituzione sulla tomba di Gregory Summers. Gregory Summers ha scelto di essere sepolto in Toscana dopo essere stato barbaramente ucciso con la pena di morte. Ha scelto Cascina perché qui ha avuto la possibilità di avere uno scambio epistolare molto forte con i ragazzi della scuola di Navacchio. La regione ci sostiene e riconosce il ruolo che ha avuto il nostro comune
una quindicina d'anni fa, poco più di 15 anni fa, ospitando le spoglie di un condannato a morte americano che aveva costruito un rapporto con una scuola cascinese, la scuola media di Navacchio dell'Istituto Borsellino. E poi c'è la messa a Montenero al santuario della patrona della Toscana, celebrata dal vescovo di Livorno, Simone Giusti, davanti a tanti fedeli. Ultima tappa ancora a Livorno, davanti al Palazzo del Comune, illuminato di bianco e rosso, i colori della Toscana. Dopo la visita a Grosseto e Massa Marittima, la Commissione Sanità arriva a Pisa e va al cantiere del nuovo ospedale Santa Chiara con i lavori in corso. Poi visita anche il pronto soccorso e il centro di chirurgia robotica. Per l'occasione c'era anche il presidente del Consiglio regionale. Oggi qui si vede il lavoro della politica. Io ricordo quando iniziai il mio impegno in Consiglio Comunale, si parlava di questa grande struttura che portava Pisa a diventare sempre più eccellenza mondiale nella sanità. Da quando divenni consigliere regionale mi impegnai perché quelle parole, quelle idee si trasformassero in fatti concreti. Essere qui oggi, vedere il cantiere che cresce, vedere tante donne e tanti uomini impegnati, realizzare un cantiere mentre l'ospedale è in funzione non è semplice. Quindi un grazie a tutti, ai progettisti, a chi ogni giorno ci lavora, alle maestranze, grazie anche ai professionisti della sanità. Non è semplice riuscire a portare avanti tutto questo insieme. Oggi qui siamo con tutta la commissione consiliare in questo grande giro d'ascolto che abbiamo messo in piedi. Ecco il bilancio sintetico che fanno presidente e vicepresidente della commissione. Sì, noi ci teniamo a parlare con chi lavora nel sistema sanitario direttamente, quindi con i professionisti, con le rappresentanti delle organizzazioni sindacali, perché da loro vogliamo sentire i problemi che vediamo anche sui dati. Ovviamente le questioni principali sono il tema del personale. Qui a Cisanello non c'è un problema di trovare i professionisti che vengono a lavorare qui volentieri, ma c'è un problema dei limiti alla spesa di personale che noi sappiamo essere imposto dal livello nazionale e non eliminato. Ovviamente poi c'è il tema del rapporto con il territorio che è venuto forte, cioè come la mancanza di servizio sul territorio e di assorbimento delle richieste dei cittadini porta poi un accesso anche improprio, soprattutto al pronto soccorso, ingolfando e poi anche nel presidio ospedaliero, e quindi si conferma che questa necessità di investire sul territorio, cosa stiamo facendo come regione e come paese, perché è una misura del PNRR, sarà determinante ed è una sfida davvero che interessa anche a ospedali come questo. Direi che il progetto del Santa Chiara è veramente una cosa imponente, una cosa veramente bella. Ne testimonia la giornata del il pomeriggio in cui abbiamo parlato con professionisti estremamente motivati. Ci sono state anche delle critiche, naturalmente, critiche che noi di fatto già conoscevamo, in quanto specialmente noi della Lega, il fatto delle tre ASL l'abbiamo cavalcato, perché le tre maxi ASL per noi non dovrebbero essere tali, ma dovrebbero essere a misura provinciale, e è stato testimoniato anche dal fatto che dice che la filiera di direttore generale cittadino è troppo lunga. Toni più critici li ascoltiamo nelle dichiarazioni del consigliere Petrucci di Fratelli d'Italia, membro della stessa commissione. Ma sicuramente il nuovo ospedale Santa Chiara qui a Cisanello è uno dei progetti più importanti che abbiamo in sanità. Però io faccio notare una cosa: sono stato eletto in consiglio comunale a Pisa nel 2003. Il primo consiglio comunale ci mostrarono un rendering sul trasferimento del vecchio Santa Chiara a Cisanello. Stamani mattina ci hanno fatto vedere un rendering sul trasferimento del Santa Chiara a Cisanello. Nel frattempo mi chiedo quanto è costato portare i pazienti da Santa Chiara a Cisanello e viceversa, quanto è costato trasferire i reparti dal Santa Chiara a Cisanello, poi riportarli un'altra volta a Santa Chiara e poi a Cisanello un'altra volta. Insomma, una vicenda che va avanti da 20 anni, che deve trovare una soluzione. In questi 20 anni è stato un pozzo senza fondo di soldi pubblici. A metà dicembre il nuovo appuntamento sarà a Careggi, terza tappa di questo tour nei luoghi della salute. La commissione però ha proseguito anche i suoi lavori ordinari, dando parere favorevole insieme alla Commissione Ambiente al regolamento di attuazione sulla sicurezza e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, soprattutto chiedendo alla Giunta di destinare alle RSA toscane la quota avanzata e non assegnata del contributo annuo previsto dalla Regione, 206 milioni.
È stata intensa anche l'attività delle altre commissioni, quelle che si occupano di affari istituzionali e sviluppo economico hanno ascoltato il presidente di Fidi Toscana Leonardo Petretto. Abbiamo consegnato il piano industriale nei tempi stabiliti e i soci hanno espresso parere favorevole, ha detto Petretto. Siamo al terzo bilancio chiuso inutile e potremmo avere un ruolo attivo nei tavoli di crisi della Toscana. L'audizione è avvenuta pochi giorni dopo la comunicazione dell'assessore Marras in aula sulle prospettive di cessione delle quote della regione, aggiunge infine Petretto. Chi subentrerà si prenderà un'azienda con un pacchetto già scritto che potrà mantenere o modificare. La seconda commissione ha anche approvato il bilancio 2021 di Artea, l'agenzia per le erogazioni in agricoltura, con una perdita tecnica di 23.000 euro. Sarà ora importante capire come si evolveranno i nuovi fondi strutturali. L'agenzia si occupa infatti anche dei programmi regionali ed europei extra-agricoli. La commissione ambiente ha invece provveduto all'approvazione definitiva del progetto di paesaggio ferro-ciclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete Senesi. Interessa 12 comuni in provincia di Siena, 2 in provincia di Grosseto. Collegherà percorsi e territori di grande rilevanza e fascino. Ha anche approvato la stessa commissione la delibera che modifica il reticolo idrografico e di gestione. A proposito del territorio, i progetti dei comuni toscani sono stati esclusi dalla graduatoria del bando per la rigenerazione urbana, insomma per cambiare gli spazi delle nostre città. Il Consiglio regionale all'unanimità ha chiesto un nuovo intervento dello Stato. Ecco il presidente della commissione per le aree interne. Nessun comune del centro-nord è riuscito a intercettare tra i comuni sotto i 15.000 abitanti del centro-nord Italia la possibilità di appunto utilizzare queste risorse, 300 milioni di euro che sono andate tutte alle regioni del centro-sud, per l'applicazione di un indice di vulnerabilità materiale e sociale. I comuni toscani, così come tanti altri comuni, per partecipare a questo bando si sono messi insieme per arrivare alla quota di 15.000 abitanti e quindi anche tanti piccoli comuni hanno lavorato con le loro strutture e non sono le strutture di grandi comuni in questi mesi per arrivare a presentare un progetto di qualità che però è stato totalmente vanificato al momento della graduatoria. Quindi noi chiediamo al Governo con questo atto e sono felice che il Consiglio regionale su questa proposta si sia pronunciato all'unanimità a favore di aumentare questo fondo. Anche la quinta commissione, quella che si occupa di cultura e istruzione, ha cominciato il suo viaggio nelle realtà toscane. Primo appuntamento il 1° dicembre a Livorno per incontrare gli operatori degli spettacoli dal vivo, in questo caso in particolare quelli degli spettacoli musicali. Sì, devo dire che un effetto della pandemia positivo, minimo, è stato che si sono creati dei coordinamenti informali tra gli operatori del mondo della cultura che sono notoriamente i settori a più alto tasso di individualità. Stiamo cominciando a interloquire con questi coordinamenti per mettere in luce insieme a loro quali sono le priorità di intervento, le necessità e i bisogni per organizzare in modo più strategico l'investimento pubblico in questi settori, che sono settori importanti come anche condivide gran parte della popolazione toscana. Oggi siamo a Livorno per la prima tappa in presenza degli Stati Generali della Cultura che hanno proprio questa finalità, insieme disegnare il futuro delle politiche culturali in Regione Toscana. Farle diventare e metterle al centro delle attività di programmazione strategica della Regione Toscana perché, come ci ha rivelato l'indagine condotta online e valutata da IRPET, è un settore che impiega quasi 100.000 lavoratori in Toscana e che produce il 2% del PIL, senza contare l'indotto turistico che invece genera il 12% del PIL. Prima il Covid, adesso i costi energetici effettivamente. Penso che gli aiuti da parte del pubblico servano senz'altro per poter andare avanti, perché è un settore vivo in Toscana, molto importante, che impiega tantissime persone e crea lavoro e dà lavoro, anche se è un lavoro molto spesso un po' precario, però verrà poi una legge precisa su questo settore. Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio regionale nella sua ultima seduta, uno dei più rilevanti è stato certo quello che riguarda le comunità energetiche rinnovabili, un modo utile all'ambiente e all'economia di famiglie e imprese per affrontare l'emergenza che stiamo vivendo da qualche mese. Tutte le interviste le trovate ancora sul nostro sito e sul portale del Consiglio regionale nella trasmissione di Telegram Ducato. Riascoltiamo comunque la Presidente della Commissione. In questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro.
che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. Diamo un indirizzo forte che è attento alle imprese, che è attento al sociale, che è attento a tutta la comunità e quindi al grande tema della povertà energetica e della transizione ecologica, rispettando quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, ma anche del Piano Nazionale sull'Energia. Quindi è un nostro contributo a dare quegli indirizzi e a far sì che la comunità energetica diventi un patrimonio culturale di tutta la nostra regione. E con questo pensiamo di aver iniziato un percorso che piano piano andrà a strutturarsi. C'è stata la festa della Toscana e certamente è stato l'evento più importante della settimana. In questi giorni però merita attenzione anche un altro fatto, l'insediamento del nuovo Parlamento regionale degli studenti, che ha eletto la sua presidente Maria Vittoria D'Annunzio dell'Istituto Alberti Dante di Firenze. Prende il testimone dal predecessore Mauro Cioci, li abbiamo sentiti entrambi. Io sono ancora incredula, non riesco ancora a capacitarmi, non penso di averlo ancora realizzato. Sono felicissima soprattutto perché ho visto una vera partecipazione anche nel seminario che abbiamo svolto a Montecatini in questi giorni, parlando di parole, pace e quindi l'importanza della comunicazione in tempo di guerra. Ecco, io penso che la comunicazione sarà il punto in cui più mi impegnerò a far rispettare, perché la comunicazione è quella che serve non solo per far conoscere il nostro organo, ma anche per dare voce a chi in questo particolare periodo storico non ha la possibilità di esprimersi come noi. È stata una bellissima esperienza formativa che ha dato tanto e di cui ricorderò tanto. E purtroppo lasciare il testimone è parte di questa esperienza, ma sono tranquillo a lasciarlo a una persona che secondo me farà un ottimo lavoro. L'importanza di questo organismo viene sottolineata anche dal Presidente del Consiglio regionale presente insieme ad altri membri del suo ufficio di presidenza a questa inaugurazione del nuovo corso. Il nostro obiettivo è dare voce a chi ha meno voce, possiamo costruirlo insieme e credo, anzi mi auguro che costruendolo insieme possiamo dare quelle risposte che in questo tempo difficile della pandemia non siamo riusciti a dare. Una bella sfida, una sfida collettiva, ponendo sempre un obiettivo di fondo. Un bimbo che nasce in un piccolo comune della nostra regione, nel più piccolo, deve avere gli stessi diritti di un bimbo o una bimba che nascono a Firenze. Oggi chiudiamo qua, torniamo martedì alle 20.05 prima del TG con la prima delle puntate speciali del mese di dicembre. Sarà tutta dedicata alla festa della Toscana con nuove interviste e tantissime immagini.